Questa è una partita necessariamente importante, soprattutto per noi, perché comunque 4 punti di vantaggio per loro 3 giornate alla fine non sono pochi, né contro di noi né verso gli altri che lottano per i playoff. Però mi aspetto che ognuno faccia la sua, reciti la sua parte, il Monopoli farà la sua gara, noi dobbiamo fare la nostra ed è chiaro che dobbiamo essere nelle condizioni di cercare di superare queste 48 ore a livello di recupero. E quindi con la consapevolezza di pensare di avere un po' più fame di loro, perché loro sono dentro e noi ci dobbiamo entrare. Ma sarebbe stato brutto solo pensare che le ultime 7 magari non ne vincevi più, perché noi il campionato nostro l'abbiamo fatto onorando la Gavese, onorando noi stessi, onorando il presidente, perché era quello di portare a casa. L'ho detto tante volte, ma forse è meglio ribadirlo, un obiettivo che era importante, che era la salvezza del centenario. Per il primo anno la Gavese dopo 7 anni si trovava a fare la Serie C e che non dovevamo deludere le aspettative. E noi in tutto questo ci abbiamo messo dedizione, passione, cuore, anima, capacità. Avevamo raggiunto a 7 giornate, poi per varie situazioni, per molte vicissitudini, avevamo smarrito un po' il risultato perché 2 partite abbiamo sbagliato. Siamo in perfetta sintonia, in perfetta linea con quello che potrebbe essere il nostro stato, non certamente quello esterno, perché quello esterno è stato già abbastanza, come posso dire, esaltato, pompato nel volere un secondo obiettivo, cosa che vogliamo pure noi, non c'è ombra di dubbio, non si gioca a calcio per non ricevere gratificazione o non cercare di arrivare più lontano possibile. Purtroppo ci sono degli intoppi, vanno messi anche in cantiere, vanno messi anche nella programmazione, vanno messi anche nel percorso che vai facendo. Ed è stato un momento brutto perché è capitato nell'ultima fase, ma siamo lì, ci stiamo giocando anche noi.